Oggi tolgo gli occhiali, così la mia amica Rita sarà contenta. E colgo l'occasione per partire da qua. Gli occhiali. Un altro mio amico dice, gli occhiali non fanno il monaco. Quindi gli occhiali ti nascondono, gli occhiali non ti nascondono. Vien su e vien giù. Ciò che appare o ciò che è. La saggezza della filosofia perenne, la saggezza dell'umanità, della quale abbiamo parlato ultimamente e che così tanto manca nel nostro mondo attuale, ci invita. Ci sono le apparenze e c'è la verità. Le evidenze non sono mai la verità. Se tu guardi solo le evidenze, se guardi solo ciò che appare, se tu guardi solo il fenomeno, evidence-based therapy or medicine, se tu ti occupi solo di ciò che puoi vedere con la tua misurazione, vedi solo metà del problema. Questo ci dice, diciamo così, la saggezza dell'umanità. E quello che per me è il problema sul quale sto insistendo è che non lo stiamo vedendo. Ce ne stiamo bellamente infischiando di tutta la saggezza che l'umanità ha prodotto in questi millenni. Dicevo che c'è una bella notizia, diciamo che siamo sull'orlo di una trasformazione, anche se non sembra. Siamo in questa strettoia di conflitti, questa strettoia di paure, di tentativi di soluzione, siamo in questa emergenza. E ancora meno ci sembra che stiamo vivendo un periodo di trasformazione importante. Invece a mio avviso è così, dovremmo vederlo. Quello che appare è un tunnel abbastanza stretto e oscuro di forze opposte. Quello che è che sta avvenendo una nascita, una rinascita, un cambiamento. Sta nascendo il famoso nuovo paradigma, il famoso donna e uomo nuovo. Stiamo facendo il salto, che ci piaccia o no, dall'età della conoscenza all'età della consapevolezza. Che ci piaccia o no, che ce ne accorgiamo o no. Tu mi dirai, ma dov'è la prendi questa fantasia? Sarebbe complicato dirlo adesso, ma ho accennato un po' a questo nuovo paradigma in corso, a questa trasformazione della epistemologia, del modo di guardare le cose, di questo. Come fai a dire quello che stai dicendo? Come fai a sostenere quello che stai sostenendo? Non a caso la chiave è la scienza. Perché una scienza dice, se vuoi sostenere qualcosa devi occuparti di ciò che appare, delle evidenze, devi misurarle, dimostrarle, verificarle. Questa è metà della storia. Ricordatevi, nessuno contrasta questo sguardo, questa visione, che ci può fare vivere di più, che ci può fare tutti i progressi che abbiamo fatto finora. Nessuno la contrasta, ma dice, questo è metà del problema. Ora, se tu vedi metà di una persona, se tu dici metà delle parole che devi dire, se tu compi metà dei gesti che devi fare, stai semplicemente compiendo un'azione non efficace. Stai semplicemente trascurando qualcosa. L'altra metà è la consapevolezza. L'altra metà è vedere ciò che c'è dietro le quinte. Ovviamente, se tu sei, come dire, approssimativo e sempliciotto, dietro le quinte vedi complotti. E dall'altra parte, se tu sei dogmatico, vedi quelli che vedono i complotti come invasati e dici che l'unica verità da seguire è quella delle evidenze. Dicevamo, vien su e vien giù. La vien su è l'eros che sale, è la naturalezza, è l'istintività, è lo slancio, è il fuoco, è la passione, è l'ardore, è quella forza che tende a farti, viene dal caos e tende a farti trasgredire, passare oltre,
superare gli ostacoli e o quindi i confini, che tende a spingerti oltre la legge, oltre le evidenze, oltre la conoscenza, che da sola potrebbe essere squilibrata e potrebbe portare appunto nel caos, nella trasgressione fino a se stessa, nel semplicismo, nella reattività, nell'individualismo sfrenato, nella mancanza di conoscenza e di dati. Ok, squilibrio. Ma la via in giù, la via che scende, non può essere solo quella della conoscenza, intesa come mi baso sulle evidenze, analizzo i dati e ti dico cosa va fatto, secondo un'ottica lineare. Questo è un pezzetto della via in giù, questo direbbe Wilber, questo è il Thanatos che blocca la capacità di vedere che ciò che sembra non è semplicemente ciò che sembra, la capacità di riconoscere con sguardo di saggezza le cose come davvero sono, quello che davvero stanno mostrando, la vera natura delle cose. Quindi ci vuole un equilibrio tra la via in su e la via in giù. Questa è, a mio avviso, uno dei grandi doni della filosofia perenne, uno dei grandi doni. Concludo perché abbiamo una cattiva connessione. Uno dei grandi doni di questa fase storica, la via in su e la via in giù, l'equilibrio.